La variante Delta prevale per il 22,7% in Italia. Il paese però è tutto in zona bianca. In Molise Toma sottolinea che i dati sono ottimi, anche se occorre mantenere cautela e proseguire col tracciamento. Ancora agitazione per la carenza di personale, oltre al 118 anche al pronto soccorso di Isernia. I sindacati annunciano proteste e il forum raccoglie le firme per Emergency. Sfilate, caroselli e festa nelle piazze del Molise per la nazionale italiana di calcio, che ieri ha battuto il Belgio 2-1, conquistando così l'accesso alla semifinale di Wembley di martedì prossimo, quando gli azzurri affronteranno la Spagna. Grillo contro Conte, scissione sempre più vicina nel Movimento 5 Stelle. Con chi si schiereranno gli eletti del Molise? Il deputato Antonio Federico temporeggia, bisogna leggere lo statuto, ma la sensazione è che i pentastellati molisani preferiranno l'ex premier. Comunali di Isernia, l'alleanza di centrosinistra si consolida. Nelle scorse ore tavolo con PD, 5 Stelle, Italia in Comune, Sinistra Italiana, Più Europa e PSI. Resta lo scoglio della decisione sul candidato sindaco. Da oggi via gli affari estivi con la partenza dei saldi. ADOC e Confcommercio invitano gli esercenti al rispetto della legalità per garantire una ripresa dei consumi. Infine lo sport, il calcio, gli incartamenti dell'iscrizione stanno per essere spediti. La prossima settimana sarà quella chiave nel complesso per l'avvio della nuova stagione in casa del Campobasso, nel novero di una prospettiva chiamata Lega Pro. Calcio a 5, il Cus Molise presenta il neo acquisto Ruano Rosa dos Santos. Bentrovati a tutti voi, nuovo appuntamento con le news di Teleregione. Come avete sentito dai titoli, parleremo di tanti argomenti, della grande vittoria dell'Italia con le piazze molisane esplose di gioia, ma naturalmente in primo piano c'è sempre l'emergenza pandemica, perché i dati sono buoni, l'epidemia è in calo, ma c'è la variante Delta che è sempre più diffusa in Italia. In Molise sono accertati ancora per il momento 4 casi, il tracciamento continua, e nell'intervista che ci ha rilasciato il governatore Toma sottolinea come i dati siano ottimi. Poi dall'altro lato, per quanto riguarda la sanità, c'è l'emergenza, carenza di personale al 118 e anche al pronto soccorso di Isernia. Sentiamo. I dati non sono in linea, sono tra i migliori d'Italia, almeno questo vanto fatecelo avere, vorremmo mantenerli a questo livello. Noi siamo pochi, siamo piccoli, possiamo fare bene. Con queste parole il governatore del Molise Donato Toma mostra tutta la sua fiducia circa la riuscita dell'operazione di contenimento della pandemia. Il riferimento è soprattutto alla variante Delta, presente in Molise come in altre 15 regioni italiane, e che, come previsto, ha subito un'escalation importante nelle ultime settimane, tanto da avere una prevalenza nel paese del 22,7%. Quindi, nonostante per la prima volta c'è stato un venerdì in cui il ministro della Salute Speranza non ha firmato ordinanze che prevedano restrizioni, bisogna essere consapevoli che la variante è molto diffusa e contagiosa, quindi la vaccinazione a tappeto deve continuare. Lo ha detto anche il commissario Figliuolo, le dosi ci sono, manteniamo il ritmo di 500.000 al giorno, fine campagna a settembre per tutte le regioni. In Molise a breve verrà a mancare il centro dell'auditorium di Isernia, che ha funzionato in maniera perfetta in questi mesi, quindi insieme all'assenza del Pala Unimol bisognerà riorganizzare la macchina per restare sulle stesse cifre. Toma intanto mantiene un atteggiamento cauto e sottolinea che si sta procedendo a tutte le procedure del caso. Noi stiamo monitorando un po' tutti i casi anomali, così si fa, cioè i casi di soggetti vaccinati che poi si infettano, perché potrebbero anche manifestare la presenza maggiore di quella che abbiamo ad oggi. Oggi abbiamo 4-5 casi della variante Delta. È anche vero però, come voi giornalisti avete diffuso, che stiamo accelerando, anticipando addirittura la seconda dose di vaccinazione, perché la seconda dose, secondo gli scienziati, ci mette completamente al riparo anche dalla variante Delta. Intanto, sempre in ambito sanitario, continua a preoccupare la carenza di personale medico al pronto soccorso del Veneziale di Isernia. I sindacati hanno annunciato sit-in di protesta nel caso in cui le autorità preposte non risponderanno a questa grave emergenza. E a proposito della carenza di personale al pronto soccorso di Isernia, c'è stata una conferenza stampa da parte del Forum per la tutela della sanità pubblica e di qualità, in cui è stata lanciata la petizione popolare per chiedere l'arrivo dei medici di emergency, che possano quindi dare ossigeno, dare una mano all'esiguo personale del Dipartimento d'Emergenza del Veneziale. Sentiamo Nicola De Santis. In conferenza stampa il Forum per la difesa della sanità pubblica e di qualità ed Isernia Beni Comuni
hanno illustrato all'opinione pubblica i dettagli della petizione online e su cartaceo attivata per chiedere all'azienda sanitaria la possibilità di avvalersi di Emergency per far fronte alla carenza di personale al pronto soccorso del Veneziale e nelle postazioni del 118. Per il dottor Italo Testa, Emergency non può essere la soluzione definitiva. C'è infatti la necessità di indire concorsi per rimpinguare il personale. La risoluzione è temporanea, perché Emergency non può prendere un territorio e gestirselo per sempre. È una struttura che può dare un apporto temporaneo per sanare una situazione, come succede nelle guerre, nelle epidemie, nelle cose. Qui non c'è guerra, non c'è epidemia, o perlomeno l'epidemia si è assolutata, ma c'è carenza completa di personale. La gente continua a morire perché non c'è personale medico, paramedico e ausiliario, non solo negli ospedali, qui ci tengo a dirlo, ma in tutto il territorio molisano. C'è una carenza enorme di personale. E basti dire che quando andate a prenotare una visita specialistica, vi danno un appuntamento a 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, un anno, che significa che non c'è personale specializzato che possa dare poi queste risposte immediate. Per Lucio Pastore, anche primario del pronto soccorso di Isernia, l'attuale crisi del sistema sanitario pubblico deriverebbe dalla volontà politica di favorire il privato. Io avevo proposto da molto tempo, visto che non c'era una possibilità di reperire medici, almeno per quel che diceva la nostra azienda, avevo proposto di ritornare alla vecchia gestione di 40 anni fa, cioè di far ruotare tutto l'ospedale sul pronto soccorso. Non ho avuto risposta. Questo già succede in altri nosocomi, anche nella provincia di Caserta e in altre parti, perché se siamo in un periodo di emergenza allora si può procedere in dimensione emergenziale. Un'altra proposta che ho fatto, poiché il nostro ospedale deve mantenere, il nostro personale mantenere due strutture di pronto soccorso, Agnone o Isernia, di concentrare o su Agnone o su Isernia quello che è tutto il personale con le prestazioni aggiuntive fatte per cercare di superare almeno questo periodo di crisi. Neanche questo è stato accettato. Facciamo un break parlando della nazionale italiana di calcio. Ieri sera piazze piene di persone a tifare azzurri, è arrivata una meravigliosa conquista dell'accesso alla semifinale. Martedì prossimo la partita con la Spagna. Gli azzurri ieri hanno battuto 2-1 il Belgio con una partita davvero perfetta. Vediamo. Una partita giocata benissimo, in cui c'è stato spazio per le perle di Barella e Insigne che con i loro gol spettacolari hanno garantito la vittoria della squadra, per le parate di Donnarumma che ha salvato la porta in un paio di occasioni ma che è stata anche caratterizzata dal sacrificio. La nazionale italiana ha conquistato con merito la semifinale del campionato europeo battendo il Belgio, squadra al vertice del ranking, 2-1 il risultato finale. Martedì prossimo gli azzurri se la vedranno con la Spagna a Londra nel magnifico stadio di Wembley. I ragazzi di mister Roberto Mancini hanno fatto letteralmente esplodere di gioia le piazze molisane, piene di persone che si erano riunite per seguire la partita in cui l'Italia ha domato i Diavoli Rossi. Al momento bene, stiamo vincendo, quindi speriamo di portare a casa il risultato. Emozionante, tirata, e soffriremo fino all'ultimo minuto, dobbiamo tenere duro, dai. Mi sta piacendo moltissimo, speriamo solamente che vinca. Non vogliamo delusioni quest'anno. Di emozioni, il rigore rubato del Belgio. Ma non fa niente, vinciamo lo stesso. Non fa niente. Bellissima questa partita, siamo tutti tifosi, noi e le mie amiche. E Forza Italia sempre. Forza Italia! Forza Italia, speriamo che vinciamo. Ciao, baci. Avete visto tra gli intervistati anche il commissario della Lega in Molise, il clima elettorale entra nel vivo, domani arriverà Salvini, oggi c'è stato il banchetto della Lega di Isernia per la raccolta delle firme sul referendum relativo alla giustizia proposto dalla Lega e domani vi proporremo anche un approfondimento su questo. Ma adesso invece trattiamo l'argomento Grillo contro Conte e viceversa. Sembra sempre più vicina una scissione all'interno del Movimento 5 Stelle, gli equilibri sono davvero labili.
tavoli con i parlamentari, anche i consiglieri regionali del Molise che stanno riflettendo sul da farsi. Abbiamo parlato di quello che sta accadendo nel movimento con un esponente storico, cioè il parlamentare Antonio Federico, che è stato intervistato per noi da Pierluigi Boragine. La scissione nel Movimento 5 Stelle sembrerebbe vicinissima e inevitabile. Questione di ore e l'ex premier Giuseppe Conte potrebbe annunciare la fondazione di un nuovo partito autonomo. Secondo i conteggi dei contiani, con l'avvocato del popolo passerebbero circa 80 deputati su 161 totali e 55 senatori su 75 totali, stime diverse invece quelle dei fedelissimi di Grillo. Nella partita un ruolo decisivo lo giocheranno il ministro degli esteri Luigi Di Maio ed il presidente della Camera Roberto Fico. Cosa faranno gli eletti del Molise? Difficile analizzare i nomi delle truppe pro Conte e pro Grillo. Tutti giocano sulla difensiva e rimandano la scelta in attesa di eventi. Nonostante il gran feeling con il professore 56enne di Volturara Appula, il deputato Antonio Federico, grillino della prima ora e tra i riferimenti più importanti del movimento sul territorio, sceglie la tattica del temporeggiamento, anche se i bene informati sono pronti a scommettere che sarà tra coloro che sposerà la causa di Conte. Quello che succederà è talmente imprevedibile, perché quello che è successo era imprevedibile. Quindi quello che credo che sia importante è leggere un attimino le carte. C'è una proposta di statuto che crea dei problemi, vediamo la proposta di statuto e vediamo quali sono i problemi, perché questo passaggio di condivisione secondo me ci deve essere e era giusto non farlo fino a questo momento, perché non è che possono essere coinvolti solo i parlamentari. Il Movimento 5 Stelle è un universo molto ampio, dalle regioni ai comuni fino agli attivisti, quindi insieme si devono fare queste valutazioni, tant'è che lo statuto del movimento prevede che la proposta di modifica deve essere sottoposta prima a 15 giorni di osservazione e poi si comincia a votare. Quindi vediamo questo statuto, leggiamo quali sono le difficoltà, poi vediamo se ci sono margini per ricucire. Però al momento schierarsi da una parte o dall'altra non so fino a che punto abbia senso, perché, ripeto, non ci sono gli elementi sostanziali per poter capire dov'è il problema. La sua sensazione qual è? La sensazione è che dobbiamo continuare a lavorare, perché noi abbiamo un decreto sostegni bis da dover approvare, abbiamo il decreto semplificazione all'interno dei quali ci sono pure dei problemi riguardanti le risorse per il sud per le quali sto cercando di intervenire, ci sono i soldi per la sanità del Molise, quindi sono concentrato su altro al momento. Sempre per la politica, parliamo delle elezioni comunali di Isernia. Ieri sera c'è stato il tavolo del centro-sinistra, l'alleanza si rafforza, erano presenti i rappresentanti del PD, del Movimento 5 Stelle, di Italia in Comune, di Sinistra Italiana, di Più Europa e del Partito Socialista. Tutti hanno confermato la volontà di proseguire insieme il percorso politico in vista delle prossime elezioni amministrative, con l'impegno di mettere in campo le migliori energie e competenze per superare le emergenze della città e cogliere tutte le opportunità offerte dal PNRR per un rilancio del territorio in chiave ecologica e tecnologica. Ora non resta a questo punto che decidere insieme, convergere sul nome di un candidato sindaco, ma al momento ci sono rumors su tanti nomi, ma non c'è alcuna certezza su un candidato che sia gradito a tutti. Sempre per la politica, parliamo dell'Italia dei Valori che rientra in Parlamento, è una fase di riorganizzazione questa per il partito fondato da Antonio Di Pietro. Il coordinatore regionale Ivan Perriera ha annunciato che il 1° luglio scorso, due giorni fa, al Senato della Repubblica c'è stata la presentazione dei nuovi ingressi nel partito. Ci sono tanti arrivi eccellenti, tra cui quello dell'onorevole Piera Aiello, del senatore Elio Lannutti, dell'ex ministra Elisabetta Trenta, nonché di testimoni di giustizia quali Pino Masciari e di Ignazio Cutro. C'è molto da lavorare, ha detto Perriera, ma siamo pronti per tutti gli appuntamenti che ci saranno. Ed ora parliamo dei saldi estivi. Al via oggi c'è la possibilità di fare degli affari per i consumatori, ma Confcommercio e l'associazione ADOC invitano gli esercenti al rispetto della legalità e alla massima trasparenza.
Il conto alla rovescia è finito. È finalmente partita la stagione degli sconti. Con l'avvio dei saldi estivi, la speranza per gli esercenti è quella di riuscire a recuperare una percentuale delle mancate entrate dovute alle restrizioni invernali. E allo stesso tempo i consumatori sperano di accaparrarsi degli affari, acquistando a prezzo inferiore capi d'abbigliamento, oggetti o altra merce che magari avevano adocchiato tempo prima. Come sempre, Confcommercio e Adoc hanno inteso però mettere in guardia i consumatori, predisponendo una sorta di vademecum utile a ottimizzare il rapporto di fiducia tra il cliente e l'operatore commerciale. Trasparenza e garanzia dell'applicazione delle norme e delle buone pratiche vigenti devono essere alla base dell'operazione Saldi, e il responsabile dell'associazione Nicola Criscuoli ha sottolineato quanto sia importante il rispetto della legalità anche come spinta ai consumi. Abbiamo previsto un circa, speriamo, un 30% in più rispetto all'anno scorso, con una spesa media per cittadino di circa 150 euro. Quindi la speranza è questa, ma insomma è quasi una certezza, speriamo che vada così. È comprensibile come un periodo drammatico, quello che abbiamo, trascorso, e ancora ci siamo un po' dentro, è chiaro che il problema dei sostegni era un problema attuale, no? Ad oggi noi dobbiamo pensare necessariamente a ripartire, a far ripartire i consumi, ma ripeto, questa è la speranza ma quasi una certezza, perché vedremo anche nelle altre regioni dove i saldi sono partiti prima, abbiamo già notato un aumento in percentuale notevole rispetto all'anno scorso. La tutela delle specie animali presenti sul territorio è al centro del regolamento che è stato presentato dal Comune di Termoli. Lotta al randagismo, campagne di sensibilizzazione e potenziamento dei servizi di prevenzione tra i punti cardine del testo. Sentiamo Andrea Vertolo. Un lavoro congiunto durato mesi e che adesso trova unanime approvazione. Il Consiglio Comunale di Termoli ha presentato il regolamento sul benessere animale, 51 articoli per riconoscere alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e zoantropologiche, previsto a tal fine il supporto dei servizi veterinari dell'ASREM e la promozione di campagne di sensibilizzazione della cittadinanza. Le persone dovranno conoscere le abitudini degli animali cosiddetti urbanizzati, questo per una giusta e sana convivenza tra la specie umana e quella animale. Il Comune di Termoli inoltre si impegna ad assumere strumenti concreti al fine di arginare il fenomeno del randagismo. Il regolamento infatti disciplina l'accalappiamento, il ricovero, la sterilizzazione dei randaggi e prevede norme di comportamento finalizzate alla prevenzione delle malattie. Un orgoglio e un obiettivo di cui vado particolarmente fiera, le parole dell'assessore all'ambiente Rita Colaci alla conferenza stampa di presentazione. Un mio obiettivo è un orgoglio per me, è una cosa alla quale stiamo lavorando da 2 anni ed era uno degli obiettivi del mio mandato, onestamente. Io sono un'animalista convinta, per cui ritengo che fosse uno strumento necessario per questo territorio, anzi ritengo che è grave che tutta la regione Molise, la maggior parte dei comuni, siano sprovvisti di un regolamento che tuteli gli animali. Infatti quegli animali sono completamente abbandonati, non ci sono regole, non c'è nessun tipo di tutela. Per cui ritengo che fosse uno strumento doveroso, doveroso per il rispetto alla vita, perché ritengo che anche la vita degli animali vada rispettata. Ci abbiamo lavorato per tanto tempo, a lungo, devo fare un plauso alla Commissione che in questo mi ha dato davvero una grossa mano. Il ricordo di Valentina Laporta, la giovanissima ragazza, aveva solo 26 anni, scomparsa lo scorso anno a causa di un incidente stradale. Tante le iniziative che si sono svolte sul territorio per ricordarla, l'ultima una partita di calcio a 5, il suo sport preferito. Sentiamo Samantha Ciarla. Con la partita di calcio a 5 femminile a Torre Maggiore si è conclusa la serie di eventi organizzati in ricordo di Valentina Laporta, prematuramente scomparsa il 13 febbraio 2020 a causa di un tragico incidente. Valentina amava il calcio, sport che praticava con successo nell'associazione sportiva Arcadia di Termoli. Nell'occasione il suo presidente Antonio Giuditta ha voluto ricordare il gioco veloce e preciso che lei metteva in campo ogni volta.
Il memorial si è aperto con la toccante lettera scritta dalla madre Eva, un momento commovente per tutti, pubblico compreso, che nell'ascoltare quelle parole ha rivissuto la breve esistenza di una ragazza ben voluta. A conclusione della partita, mamma Eva ha poi omaggiato il presidente della S Arcadia con una targa a ricordo, con l'esortazione a ripetere il memorial anche nei prossimi anni per ricordare la figlia Valentina. Le amiche della ragazza hanno dato il meglio di loro stesse in una partita caratterizzata da tanti gol. A fine incontro è stato presentato anche il video della canzone dedicata a Valentina, scritta e musicata dal cantautore Antonio Castaldo, con gli arrangiamenti di Elio De Pasquale, le riprese di David Battista e la fotografia di BC Foto di Termoli. Antonio Castaldo non è voluto mancare all'evento per ricordare Valentina La Porta e ha reso ancora più intensa la manifestazione cantando dal vivo con grande intensità, emozionando tutti i presenti. Commozione, sentimenti, dolore, ma anche tanto amore hanno caratterizzato l'evento, concluso con il lancio simbolico di palloncini bianchi e blu. Le qualità anche terapeutiche della cipolla bianca di Isernia sono state al centro di un convegno che si è svolto nel chiostro di Palazzo San Francesco, la sede del municipio, un evento seguito per noi da Nicola De Santis. Nel chiostro di Palazzo San Francesco, l'associazione Cipolla Bianca di Isernia, nata per procrastinare la tradizione legata al prezioso tubero pentro, ha organizzato un convegno cui hanno partecipato illustri relatori. Tra questi il professor Delfine, che ha elogiato le proprietà nutrizionali della cipolla bianca, enfatizzando anche l'aspetto legato alle dimensioni. Questa è una cipolla autoctona, tipica di questo areale, che in questo areale esprime al meglio le sue peculiarità, non solo produttive dal punto di vista della quantità, ma anche della qualità. Per quanto riguarda la quantità, questa cipolla bianca schiacciata riesce a produrre cipolle, prima si parlava con degli amici, che superano il chilo. Quindi insomma dal punto di vista della dimensione sono molto grandi e dal punto di vista, dicevo prima, della qualità nutrizionale sono molto ricchi di principi attivi aminoacidici, per esempio come triptofano e quant'altro, che sono aminoacidi essenziali che troviamo anche in questa cipolla in maniera abbondante. Poi ci sono anche tante altre sostanze solforate per esempio, che rendono la cipolla una pianta officinale, né più né meno, quindi che ha proprietà salutistiche. Infatti la cipolla è nota per le sue proprietà diuretiche, per esempio, o per le sue proprietà antisettiche. L'assessore Eugenio Chianischi, pur esprimendo rammarico per l'annullamento della Fiera dei Santi Pietro e Paolo, ha assicurato che il prossimo anno la tradizione riprenderà fino anche con maggiore vigore rispetto al passato. La cipolla è uno dei prodotti tipici della tradizione gastronomica isernina. In questo quinquennio abbiamo cercato di valorizzarla al meglio, creando anche degli eventi paralleli alla tradizionale Fiera di San Pietro e Paolo che potessero dare risalto e centralità alla cipolla bianca. Purtroppo la pandemia ha fermato anche questa nuova tradizione che aveva preso piede in città e che stava raccogliendo ogni anno un numero maggiore di fruitori. Siamo certi che dall'anno prossimo torneremo in piazza con la Fiera delle Cipolle e con l'Onion Pride. Durante il convegno Mauro Gioielli, giornalista e demologo, ha ripercorso la storia della fiera legata alla cipolla, partendo dal XIII secolo. Infine Petra Roia, dell'Associazione Cipolla Bianca di Isernia, che ha spiegato la mission della sua organizzazione. Sì, oggi ricorre un evento per noi isernini importante, che è appunto quello della tradizionale Fiera delle Cipolle, o anche di San Pietro e Paolo, e noi coltivatori della Cipolla Bianca di Isernia abbiamo deciso l'anno scorso di fondare questa associazione che riunisce un po' quelli che sono gli ultimi contadini custodi di questa antica tradizione agricola, e stiamo cercando un po' di valorizzarlo attraverso il recupero della produzione, l'aumento appunto della stessa, cercare di inglobare nell'associazione tutti quelli che sono gli ultimi produttori e anche fare rete con la cittadinanza e i ristoratori locali affinché possa essere utilizzato questo bulbo nella ristorazione locale. Lo scopo è appunto quello di valorizzare la cipolla bianca di Isernia, riportarla in auge, aumentarne la produzione ed esportarla oltre i confini territoriali, quindi
non limitarla alla provincia di Senio o alla regione Molise, ma cercare anche attraverso quella che è la trasformazione del prodotto, quindi confetture, sottoli, di poter arrivare anche al di là dei confini regionali. È un vero e proprio viaggio alla scoperta delle radici della cultura popolare molisana. È la Tavola Osca di Capracotta, il libro scritto da Paola Di Giannantonio che è stato presentato a Termoli. Dalla passione per la cultura popolare, spesso sottovalutata, e per tutto ciò che le ruota intorno è nato il libro La Tavola Osca di Capracotta, scritto da Paola Di Giannantonio, autrice di origini abruzzesi ma molisana di adozione, presentato a Termoli. Quando ho letto le tre schede di Gramsci dei Quaderni del carcere, che trattava proprio dell'importanza della cultura, del popolo, che è poi la prima forma di cultura che impariamo noi nelle famiglie, impariamo tutti noi, allora mi sono decisa a ricercare in questo Molise, che grazie alla sua marginalità ha conservato moltissimo del passato. E allora mi sono messa a studiarla, queste in primis le feste popolari e i dialetti, i modi di dire, le filastrocche, le ninnananne, gli usi, le usanze, i costumi, i proverbi. Le radici della cultura popolare molisana, secondo la scrittrice, sono da ricercare proprio nella Tavola Osca, nota anche come Tabula Anioniensis o Tavola degli Dei, una lastra di bronzo del III secolo a.C. in lingua osca rinvenuta a Capracotta, appartenente al popolo italico dei Sanniti. Che la matrice culturale per capire la religiosità arcaica fosse la Tavola Osca, che non si potesse fare a meno di affrontare quel testo, che è splendido, poi è attuale perché è ecologico, perché parla della terra e delle piante, dei semi, e quindi è di grande attualità. E l'ho voluto, e ho impiegato 4-5 anni per mettere a punto questa mia traduzione. Un testo dunque dall'indiscutibile fascino che continua ad essere attuale anche oggi. È il momento del meteo. Scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per domenica 4 luglio. Un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato, venti deboli, mare poco mosso. Queste le temperature nel dettaglio: campo basso minima 19, massima 30, Isernia minima 14, massima 28, Termoli minima 23, massima 30, Venafro minima 15, massima 29 gradi. Queste le previsioni meteo, adesso un piccolissimo break pubblicitario, ci rivediamo tra poco per lo sport, quindi rimanete con noi. Eccoci di nuovo insieme per parlare di sport e del Campobasso in particolare. Ancora qualche giorno e il club dovrà presentare tutti gli incartamenti relativi all'iscrizione al campionato di Lega Pro. Quella che sta per arrivare sarà una settimana decisiva quindi per l'avventura del Lupo in Serie C. Tutte le ultime ce le racconta Vincenzo Ciccone. Questione di ore e tutto l'incartamento per la Lega Pro del Campobasso sarà inviato alla sede della Lega a Firenze. Da quel momento i rossoblù si proietteranno con forza nella nuova dimensione del professionismo. Con la settimana in arrivo, tra l'altro, si definiranno anche le questioni dello staff tecnico, con le conferme dell'allenatore Mirko Cudini e del direttore sportivo Stefano De Angelis, per andare poi a completare anche l'organico di una rosa che, presumibilmente a metà luglio, si ritroverà a sudare sul campo, per arrivare a metà agosto al turno preliminare di Coppa Italia nelle migliori condizioni possibili. Il campionato comincerà poi a fine mese. Nel frattempo, sul fronte squadra, da segnalare che, sul versante delle conferme, il team non prescinderà da elementi come Cogliati, Bontà, Candellori, Manzanne e Menna, che non avrebbero alcuna difficoltà ad imporsi anche in Lega Pro. Poi ci sono i giovani, alcuni dei quali di prospettiva e di proprietà, come Vitali e Fabriani.
Poi per il resto si lavorerà su come puntellare l'organico ed inserire quegli elementi di esperienza che saranno determinanti per un palcoscenico nuovo, eppure conosciuto, per la formazione rossoblù. E chiudiamo con una notizia di calcio a 5, colpo grosso in casa CLN Cus Molise. La formazione di Marco Sanginario si è infatti assicurata le prestazioni del brasiliano Ruano Rosa dos Santos. Le caratteristiche del giocatore sono di tutto rilievo, come si può apprezzare dal video che ha realizzato proprio il club e che è stato diffuso tramite i social. Il Cus Molise quindi si compone sempre di più in vista della prossima stagione in Serie A2, un campionato in cui mister Sanginario e i suoi ragazzi vorranno senza dubbio dire la loro dopo l'ottima annata che si è conclusa sempre nel campionato nazionale di A2. È tutto per il nostro telegiornale, vi ricordo che tramite il nostro sito teleregionemolise.it potete vedere tutte le edizioni del TG e anche tutti i servizi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, da parte mia l'augurio di una buona domenica, arrivederci.